Allora abbiamo dimostrato questa formula di Strebeck che ci consente di calcolare il carico sulla sfera in questo caso, quindi sull'elemento rotolante più caricato. Questo valore dipende dal carico totale P che viene trasmesso dall'albero al supporto e dal numero di elementi rotolanti. Ora a questo punto, per effettuare il dimensionamento del cuscinetto, dobbiamo fare riferimento ad una teoria che è stata proposta da Hertz. Questa teoria è una teoria generale che noi la applichiamo in maniera un po' così sintetica al caso dei cuscinetti a rotolamento, ma vi anticipo che è fondamentale per il dimensionamento di quei meccanismi che presentano dei contatti limitati, non dei contatti estesi. Immaginate per esempio le ruote dentate o comunque ai meccanismi a canne per esempio. Quindi ogni volta che avete dei contatti localizzati ad una areola molto piccola, la teoria di Hertz ci viene in aiuto per definire lo stato tensionale. Allora, la situazione quindi è generale nel senso che noi immaginiamo di avere appunto due corpi a contatto, che schematizzo in maniera molto generale in questo modo. Puntiamo l'attenzione sulla normale comune nel punto di contatto. Tra queste superfici coniugate dal punto di vista, diciamo, del corretto accoppiamento cinematico, vado a considerare un piano tangente che lo indico con pi greco. Quindi noi abbiamo qui l'azione di una forza che tiene premuti queste due superfici, quindi questi due corpi, la indico per esempio con Fn come componente normale e naturalmente avrò una forza uguale e contraria che va ad equilibrare la precedente. Bene, la considerazione principale che ha fatto Hertz nella formulazione di questa teoria è quella di aver considerato nel caso generale un'areola di contatto che ha una forma ellittica. Ok? C'è sicuramente un'areola di contatto, va bene? Quindi l'ipotesi di corpo rigido naturalmente ci va bene in diverse occasioni per l'analisi cinematica, statica e dinamica, come abbiamo visto, ma ovviamente è un'ipotesi che non ha riscontro nella realtà per quanto riguarda, diciamo, le forze di contatto, perché naturalmente se l'area fosse puntiforme, cioè nulla, naturalmente io avrei una pressione infinita perché dovrei dividere la forza per un'area che se è nulla mi dà una pressione infinita. Pressione infinita corrisponde a uno stato tensionale, nessun materiale è naturalmente in grado di sopportare una tensione infinita. Quindi è ovvio che l'area di contatto, seppure piccola, okay, è comunque finita. Bene, come vi stavo dicendo, Hertz ha considerato riporto lo stesso piano pi greco, che sarebbe il piano tangente tra le due superfici, lo riporto qui e vado a schematizzare, naturalmente non in scala, quest'area areola di contatto di forma ellittica, secondo quanto proposto da Hertz. Naturalmente, come ben sappiamo, questo è il piano pi greco, come ben sappiamo, l'ellisse è caratterizzato da un semiasse maggiore e un semiasse minore, quindi questo è A e questo è B. Ok? A partire da questa ipotesi, quindi questo è il punto P per esempio, che è lo stesso punto P qui, a partire da questa ipotesi Hertz dice che A, cioè il semiasse maggiore di questo, di questa ellisse di contatto, è legato
a questi due parametri, analogamente B è uguale a MQ. Ok? A e B sono legati a questo parametro Q per il tramite di mu e mi, che sono altri due parametri. Allora, questo Q, sempre secondo questa teoria, è uguale alla radice cubica di 3 ottavi di Fn, che rappresenta il carico che tiene schiacciate le due superfici a contatto, moltiplicato teta 1 più teta 2 diviso la sommatoria di rho. Quindi questo parametro Q può essere espresso in questa maniera, dove riconosciamo prima di tutto la presenza del carico, naturalmente, e quindi è ovvio che all'aumentare del carico evidentemente aumenta l'area e la dimensione dell'ellisse di contatto, e questo è abbastanza intuitivo. Però dobbiamo andare a spiegare questi altri termini, da dove vengono fuori, a che cosa sono legati. E allora, con un po' di attenzione, cerchiamo di dare una giustificazione semplice che però ci aiuti a capire. Quindi teta 1 e teta 2, vi anticipo che sono due parametri che dipendono dalle caratteristiche del materiale, mentre rho, la sommatoria di rho, corrisponde ad alcune caratteristiche legate alla geometria dei corpi a contatto. Va bene? Questo ve lo anticipo, ma adesso entriamo un pochino nel dettaglio. Allora, qui abbiamo 4 diviso E1 primo. E1 primo. Allora, questo E1 primo gli possiamo dare una spiegazione un pochino più accurata se chiamiamo in causa delle relazioni che derivano dalla teoria dell'elasticità, che io in questo caso vi accenno soltanto, cioè delle relazioni che vengono dall'elasticità lineare, quindi quelle note come relazioni di Navier, e quindi epsilon con A sarà uguale ad 1 su E sigma A meno Ni sigma R, dove sigma A sarebbe la tensione assiale, sigma R è una tensione radiale, va bene? Analogamente io posso scrivere che la epsilon R, quindi la deformazione radiale, può essere espressa in maniera simile, sempre dalle equazioni di Navier, in questo modo, cioè 1 su E sigma R meno mi sigma A. Quindi queste sono le equazioni di riferimento che vengono fuori dall'elasticità lineare, che poi tratterete nel dettaglio sicuramente nel corso di scienze di costruzione. Allora, però, queste sono delle relazioni generali. Dicevo, Navier. Ecco, Hertz ha fatto questa ipotesi quella di ritenere una deformazione assiale nulla uguale a zero. Quindi nel momento in cui questa la consideriamo uguale a zero e invece teniamo conto della deformazione che si sviluppa in senso radiale, possiamo sviluppare queste due e in qualche modo dare una giustificazione a questi termini che compaiono in questa relazione sempre con riferimento alla teoria di Hertz. Va bene? Allora, facciamo un po' di passaggetti. Da questa equazione, nel momento in cui ipotizziamo che epsilon con A è uguale a zero, io posso scrivere che sigma con A è uguale a mi sigma con R. Ecco, voglio precisare che E rappresenta il modulo di Young, elasticità, mentre mi è un altro parametro elastico caratteristico che si chiama il modulo di Poisson. Ok? Quindi entrambi questi numeri sono caratteristici del materiale, d'accordo? Ok, torniamo a noi, quindi dalla prima equazione posso scrivere che sigma A è uguale a ni sigma R e la vado a sostituire nella seconda. Nella seconda equazione avrò un y con R che è uguale a 1 su E che moltiplica sigma R meno ni sigma A, cioè ni al quadrato sigma R. Questo ni è diverso da questo che compare qui, eh? Ok? Ha un significato fisico diverso.
Ok, detto questo, qui ho 1 su E sigma R che moltiplica 1 meno D al quadrato. Va bene? Questo mi consente di andare ad esplicitare la sigma R, cioè la tensione radiale, che sarà quindi uguale ad E diviso 1 meno D al quadrato per epsilon con R. Ok? Quindi l'abbiamo scritta in una forma che ci è più familiare perché somiglia molto alla legge di Hooke per lo stato monoassiale, va bene? Quindi questo termine qui, vedete, è una costante caratteristica del materiale che però si porta appresso non soltanto il modulo di Young, ma si porta appresso anche il modulo di Poisson. Sigma R, una costante per epsilon con R, elasticità lineare, va bene? Quindi noi possiamo indicare questo termine con E' e quindi scrivere E' nella forma analoga alla legge di Hooke, ripeto, per lo stato monoassiale, per esempio di trazione, la scrivo in questa maniera. Quindi questo E' sarebbe quello che sta qui, che a sua volta è inglobato nel tela 1, ok? A conferma del fatto che questi due termini mi dipendono dalle caratteristiche del materiale. Però solitamente noi troviamo questa espressione, quindi se noi indichiamo con n con 1, 1 su m con 1, facciamo questa posizione, ok? Ora questo l'ho scritto in maniera generale, ora lo sto specializzando per il corpo 1, per il corpo 2, perché naturalmente questi fanno riferimento ai due corpi a contatto, posso scrivere la seguente, cioè che E' è uguale a E1', secondo questa relazione sarebbe uguale ad E1 diviso 1 meno N con 1, giusto? Però poi a N con 1 vado a sostituire questa, quindi qui ottengo E con 1 diviso 1 meno 1 su M1 e quindi che cosa ottengo? Ottengo M1 E con 1 diviso M1 meno 1. Però attenzione perché questo è al quadrato e quindi tutto questo è al quadrato, per cui questo al quadrato e questo al quadrato. Ok, va bene? E quindi ho trovato l'espressione di questo E con 1 E con 1 primo. In conclusione quindi posso scrivere che teta con 1 che compare qua dentro, questa, analogamente per la teta 2, quindi che teta con 1 sarebbe uguale a 4 diviso E1', quindi qui ho 4 diviso E1', ma E1' è questo, quindi avrò naturalmente l'inverso, quindi ho 4 M1 quadro meno 1 diviso M1 quadro per E con 1. Questa è la relazione finale che ottengo per poter esprimere quel parametro teta con 1 che compare in questa relazione. Va bene? Quindi abbiamo dato in qualche modo una spiegazione del significato fisico di questi termini. Naturalmente posso scrivere l'analoga relazione che teta 2 sarà uguale a 4 m2 quadro meno 1, l'analoga relazione per quanto riguarda il teta 2. Quindi questi due termini sono legati al comportamento del materiale perché, come vedete, qui trovo il modulo di Young e trovo il modulo di Poisson. Va bene? Ok. E questo è un discorso, possiamo anche scrivere da qui per completezza che teta 2 sarà uguale a 4 meno 2 quadro meno 1 diviso M2 quadro e con 2, nel caso più generale, perché naturalmente due corpi a contatto possono essere di materiale diverso, non necessariamente sono dello stesso materiale. Bene, abbiamo quindi spiegato il significato di questo, che K
carico, significato di questi due termini che sono legati al materiale, puntiamo ora l'attenzione su questo qui, che come vi ho anticipato dipende dalle caratteristiche geometriche dei corpi a contatto. Ecco, questa è rho, questa sarebbe la sommatoria delle curvature principali dei due corpi a contatto, va bene? Cioè per ciascuno dei due corpi a contatto io posso individuare delle curvature principali. Quali sono le curvature principali? Curvatura massima e minima. Come le vado ad individuare? Ecco, io cerco di schematizzare la cosa per cercare di essere appunto più chiaro. Quindi se noi immaginiamo di isolare uno dei due corpi, se questa è la normale nel punto di contatto, va bene, a me interessa in questo caso porre in evidenza le caratteristiche geometriche. Allora, immaginiamo di andare a considerare un piano, fatto per esempio in questo modo, cioè uno dei piani che fanno fascio con l'asse normale, ok? Cioè questo piano contiene l'asse normale della superficie, va bene? È un piano generico. Questo piano taglia questa superficie secondo una curva, giusto? Ecco, vado ad evidenziare qualitativamente la curva intersezione di questo piano con la superficie di uno dei due corpi a contatto, poi ovviamente lo stesso discorso vale anche per l'altro corpo. Quindi questa superficie è per, scusatemi, questa curva è per esempio questa, ok? È la curva intersezione piano superficie. Di questa curva io posso ricavare il centro di curvatura nel punto di contatto, ok? Nel punto di contatto ci sarà una certa curvatura. Quindi immaginiamo, cioè, il centro di un cerchio osculatore a questa curva gialla nel punto di contatto, va bene? Io vi disegno qualitativamente questo cerchio osculatore che appartiene al piano, il cui centro, ripeto, è il centro di curvatura. Quindi se io vado ad indicare questa curva la indico per esempio con beta, questa curva, questo è il punto di contatto P, questo è il centro di curvatura di beta nel punto P, va bene? Di conseguenza qui avrò un raggio di curvatura, che sarebbe il raggio di questo cerchio osculatore, che presenta tre punti di contatto a livello infinitesimo con la curva nel punto P. Qual è il raggio di curvatura? Il raggio di curvatura nel punto P, che è quello che ci interessa, sarà uguale a, scusatemi, non il raggio, la curvatura, perché lì indichiamo rho la curvatura, quindi rho sarebbe l'inverso del raggio di curvatura, cioè 1 su R. Questo discorso io lo posso fare al variare della posizione di questo piano, cioè vado a considerare un fascio di piani che ruota intorno all'asse normale, va bene? Questo è l'asse normale e faccio ruotare questo piano. Evidentemente questo piano nel ruotare interseca la superficie del corpo 1 in curve diverse. Ciascuna di queste curve avrà una certa curvatura. Quindi ho infinite alla 1 posizioni, perché ho un unico parametro di grado di libertà nella rotazione di questo piano, e infinite alla 1 valori della curvatura. Va bene? Tra questi infiniti alla 1 valori esiste un valore massimo
ed un valore minimo. Queste sono le curvature principali. Ok? Quindi per il corpo 1 io avrò un ρ1 max e un ρ2 minimo, scusatemi, ρ1 max e ρ1 minimo, ok? Che sono, ripeto, le curvature principali. Va bene? Ok, questo vale per il corpo 1, ma vale anche per il corpo 2. Quindi cosa c'è qui al denominatore di questa forma? Di questa formula? La sommatoria delle curvature principali, cioè massimo e minimo, del corpo 1 e del corpo 2. Quindi alla fine qui sotto ci sono quattro termini. Massimo e minimo del corpo 1, massimo e minimo del corpo 2. Ok? Quindi possiamo qui scrivere che la sommatoria di ρ che compare in quella relazione sarà uguale a ρ1, solitamente indicato in maniera più semplice, quindi ρ1 più ρ1' in maniera più compatta, ma sono quelle principali, più ρ con 2 più ρ con 2'. Va bene? Il discorso è generale perché la forma delle superfici a contatto può essere qualsiasi, va bene? Naturalmente se noi scegliamo delle superfici particolari nelle comuni applicazioni, ovviamente queste formule si semplificano, va bene? Ok, e questo è un discorso importante. Però, diciamo, noi abbiamo semplicemente spiegato il significato di questi termini che compaiono nel parametro Q. Poi tramite Q noi riusciamo a risalire ad A e B, quindi al semiasse maggiore e minore dell'ellisse di contatto. Ecco. Però questo Q non è sufficiente, perché a me servono anche questi due parametri. Attenzione, questo ni, sottolineo ancora, non è lo stesso di prima, è un altro parametro. Questi due parametri ora, e ora sto puntando l'attenzione su mu e ni, ok, abbiamo spiegato Q, sto puntando l'attenzione su mu e ni, dipendono da un altro parametro ancora, che adesso andiamo a spiegare. Allora, qui posso cancellare questa parte, che mi è servita soltanto per dare senso fisico ai parametri teta 1 e teta 2, e cosa succede? Che ni e mu dipendono da un terzo parametro. Qual è questo parametro? Coseno di tau. Questo coseno di tau, sempre dalla teoria di Hertz, dipende ancora una volta dalle curvature principali. Quindi qui abbiamo la radice quadrata di ρ1 meno ρ1' al quadrato più ρ2 meno ρ2' al quadrato più il doppio prodotto di ρ1 meno ρ1' ρ2 meno ρ2' per il coseno di un altro angolo che è 2 omega. Tutto questo diviso la sommatoria delle curvature principali, cioè ρ1 più ρ1' più ρ2 più ρ2'. Ok? Sottolineo ancora una volta che mu è funzione del coseno di tau e che ni è funzione del coseno di tau. Ok? Per cui se voglio risalire ad A e B non è sufficiente conoscere Q, mi serve anche conoscere ni e mu, ma gli stessi sono funzioni di quest'altro parametro, che è il coseno di tau, che a sua volta dipende anch'esso dal
dalle curvature principali. Ecco, qui è tutto noto, dobbiamo semplicemente spiegare il significato di questa omega. Allora, questo omega è l'angolo che formano tra loro le due curvature principali minime o le due curvature principali massime. Va bene? E non è detto che coincidano. Va bene? Quindi se io ho due corpi a contatto, che sono questi, io posso avere una curvatura principale del corpo 1 che si trova su questo piano, va bene, supponiamo la massima, ma posso avere una curvatura principale massima del corpo 2 che si trova su un piano diverso. Chi me lo dice che è lo stesso? In generale è diverso. Quindi se io qui vado a rappresentare un altro piano in questo modo, quest'altro piano, ecco, l'angolo omega di cui si parla è questo. Ok? Ho la curvatura massima, per esempio, la stessa cosa vale per quelle minime, la curvatura massima del corpo 1 su questo piano, la curvatura massima dell'altro corpo su quest'altro piano, l'angolo che formano è omega. Questo omega deve entrare qui dentro perché mi consente di calcolare il cos tau, e il cos tau a sua volta, tramite dei diagrammi, mi consente di calcolare mu e ni. Mu e ni vanno qui dentro, alla fine io ho ricavato le dimensioni dell'ellisse di contatto. Ok? Ed ho dei diagrammi qualitativi, che di post qualitativi, in questo caso qualitativi perché li rappresentiamo alla lavagna, naturalmente sono dei diagrammi precisi per quanto riguarda mu e ni. Quindi questi sono tabellati e si presentano qualitativamente in questo modo. Qui ho un coseno tau che, come vi ho detto, è funzione del coseno di tau, ed ho per esempio questo diagramma che qualitativamente è di questo tipo per quanto riguarda il parametro mu come funzione del coseno di tau, e ho quest'altro andamento del parametro ni che qualitativamente è di questo tipo in funzione del coseno di tau. Quindi questo arriva a 1, qui abbiamo 0. Quindi tra 0 e 1, perché ovviamente questo è un coseno, e quindi varia naturalmente tra 0 e 1, e poi qui abbiamo questi valori, dove qui ho un valore massimo che è uguale a 1, per quanto riguarda lì, naturalmente ho due scale di valori, e questo qui è 1. Per quanto riguarda. Ok? Quindi qualitativamente abbiamo dei diagrammi di questo tipo che ci consentono di ricavare mu e ni a partire dalla conoscenza del coseno di tau. In sostanza, noi in questo modo, come vi dicevo, possiamo ricavare la dimensione dell'area di contatto. Questo è molto importante, perché nel momento in cui io conosco la dimensione dell'area di contatto,
conoscendo il carico totale che viene trasmesso, e se noi ritorniamo dal caso generale al caso particolare dei cuscinetti a rotolamento, grazie alla formula di Strebeck noi dal carico totale riusciamo a calcolare P con zero, quindi il carico che tiene premuto le due superfici, e mi riferisco alla gola e alla sfera come elemento rotolante, noi possiamo risalire ad A e B. Ok? Risaliamo ad A e B, ma possiamo risalire a che cosa? Allo sforzo che è presente al contatto. E quindi questo discorso si conclude perché su questa area di contatto praticamente noi possiamo fare riferimento ad una tensione media al contatto e di conseguenza possiamo risalire anche ad una pressione massima nel momento in cui ipotizziamo che la distribuzione di pressioni abbia la forma di un paraboloide ellittico. Va bene? Allora, se consideriamo la pressione media, lo scrivo qui, allora una pressione media al contatto sarebbe il rapporto della forza diviso l'area di contatto, va bene? La forza qui in generale l'ho indicata con Fn, vabbè, lasciamo Fn, diviso l'area di contatto, ma l'area di contatto dell'ellisse è y a per b, giusto? Questo è il valore della pressione media, cioè uniforme in sostanza, sull'area di contatto. Questa è l'area dell'ellisse e questo è il carico, giusto? Ma A e B l'ho ricavato nella maniera che abbiamo detto, perché dipende da mu e mi e quindi da cosen tau, ma dipende da q che a sua volta dipende dal carico, dal materiale e dalla geometria. Mettendo tutto insieme io riesco a ricavare questa, va bene? Se poi noi ipotizziamo, e la cosa ha un senso perché naturalmente quanto vale la pressione sul bordo? E per continuità deve valere zero, giusto? Sul bordo dell'area di contatto. Qual è il valore massimo della pressione? Sicuramente al centro. Quindi il fatto di considerare come superficie, come diagramma tridimensionale delle pressioni a contatto, un paraboloide ellittico è sicuramente accettabile, perché rispetta sia le condizioni al contorno sia il valore massimo, giusto? Di conseguenza dalla pressione media io posso risalire alla pressione massima in questo modo. Cancelliamo qui e a questo punto do una rappresentazione, diciamo, nel piano non tridimensionale. Immaginiamo che questo sarebbe il piano pi greco, quindi la tangente. Se questa è la normale del punto di contatto, allora se questo è il semiasse maggiore, immaginate che questo qui sia A, quindi questo è A e questo è A, naturalmente la B sarebbe perpendicolare in questo disegno. Se io vado a considerare una distribuzione uniforme delle tensioni, ottengo la P media, ed è quello che ho fatto con questa formula, giusto? Distribuzione delle pressioni uniforme come valore medio. Ma come dicevo, siccome le condizioni al contorno ci portano ad avere dei valori delle pressioni nulle al contorno, noi possiamo ipotizzare un andamento di questo tipo, giusto? Io non mi accontento della pressione media, perché a me interessa nel dimensionamento la pressione max. La P max sarebbe questa, la P max è questa, ma la P max è praticamente uguale in questo caso, perché qui abbiamo un paraboloide, quindi in realtà una parabola, in questo caso il valore medio corrisponde a un mezzo, cioè non un mezzo, scusate, 1,5, quindi 3 mezzi. Quindi posso scrivere che la pressione max sarà uguale ai 3 mezzi di Fn diviso π AB. Questa è la formula finale
se poi mi consentite di specializzarla al caso dei cuscinetti a rotolamento, questa FN che interessa a noi sarebbe P0. Ok? Cioè la sfera più sollecitata. Ma P0 dove lo prendo? Lo prendo dalla formula di Strebeck. Quindi in sostanza dal carico totale trasmesso dall'albero sul cuscinetto risalgo al carico sulla sfera o sul rullo più sollecitato, tramite quello entro nella formula, nella teoria di Hertz, e vado a calcolare la pressione massima, che è una pressione massima hertziana, cioè una pressione massima di schiacciamento tra i due elementi a contatto. Naturalmente tutto quanto abbiamo detto sta dentro A e B, no? Perché per calcolare A e B devo tener conto di tutti questi parametri, cioè geometria, materiale e naturalmente il carico stesso. Ok, allora a questo punto voglio aggiungere ancora qualche considerazione che potete eventualmente sviluppare per esercizio, cioè l'applicazione di questo discorso al caso di un cuscinetto radiale rigido a sfere. Eccolo qua, questo è il cuscinetto radiale rigido a sfere, e quindi quali sono le dimensioni che ora dobbiamo andare a tener conto qualora volessimo applicare questa teoria al caso di un cuscinetto a rotolamento? E quali sono le superfici a contatto? Io ho il contatto tra la sfera e l'anello esterno, e la gola dell'anello esterno, tra la sfera e la gola dell'anello interno. E allora vedete che ora la geometria entra in gioco. Entra in gioco, e quindi quali sono i parametri che mi interessano per poter applicare le formule di prima? Ma immaginiamo di voler puntare solo l'attenzione sulla determinazione delle curvature principali, no? Ok. Quali sono i parametri? Abbiamo formulato la nostra teoria dovuta a Strebeck e Hertz, quindi cosa mi interessa? Attenzione. Allora, se guardo l'anello interno, io ho questo raggio, quindi sarebbe un R, chiamiamolo così, come un R1 interno. Ok? E questa sicura è una curvatura principale, perché la forma di questa gola è una forma toroidale, la forma di un anello. E quindi quali sono le curvature principali? Se voi immaginate di prendere un piano che passa sulla normale, la normale è questa, lo fate girare, considerate tutte le intersezioni, qual è la curvatura massima e minima? E quella massima è sicuramente quella sul piano perpendicolare, che sarebbe, no? Quella che presenta il raggio R1 interno, giusto? O meglio, questo è il raggio massimo, in realtà è la curvatura minima, essendo la curvatura l'inverso del raggio, va bene? Quindi la devo guardare su questo piano. Se poi faccio girare questo piano, come abbiamo detto prima, va bene? Questo piano qui, ancora rappresentato qui, lo faccio rappresentare. Se prendo il piano della lavagna, qual è la sagoma della superficie toroidale dell'anello interno? La sagoma è questa, giusto? Che avrà un centro di curvatura, e questo poi viene fornito, diciamo, dai costruttori, che naturalmente si trova per esempio qui, e io provo a rappresentare. Ok? Ecco, qui ho il raggio minimo tra tutti i possibili piani che faccio ruotare facendo fascio con questa retta normale. Questo è il raggio minimo che incontro tra tutte le possibili intersezioni con la superficie toroidale che rappresenta la pista dell'anello interno. Questo è il raggio più piccolo, ok? E lo indico, vabbè, come ci pare. Sarebbe sempre l'R. Allora, facciamo così.
questo è l'R R max interno e questo sarebbe l'R minimo interno, va bene? Perché stiamo facendo riferimento a questa superficie. Qual è l'altro corpo a contatto? È la sfera, ma la sfera, quali sono le curvature massime e minime? Sono tutte uguali, perché qualunque sia l'intersezione è sempre una circonferenza, giusto? Sempre una circonferenza di centro col centro della sfera, quindi i raggi curvatori sono tutti uguali, va bene? E quindi quella massima è uguale a quella minima, nel caso della sfera, va bene? Se qui ho una sfera, io ho che ρ1 è uguale a ρ1', giusto? Usando questa simbologia, uno dei corpi a contatto è la sfera, quindi ρ1 è uguale a ρ1', cioè la massima è uguale a quella minima. Ci siete? La stessa cosa non vale naturalmente per l'anello interno, ora ho puntato l'attenzione sull'anello interno. Quindi anello interno, naturalmente queste curvature sono diverse, quindi avrò una ρ con 2 che sarà uguale a 1 su R max interno e avrò una ρ con 2 primo che sarà uguale a 1 su R minimo interno dell'anello interno. In questo caso sono diverse. Ok? Siccome questa è più grande, questa è la minima e questa è la massima. Bene? Ecco, questo ci consente di entrare nella teoria di Hertz per passare al dimensionamento degli uscenti. Quindi, come vedete, poi l'applicazione è più semplice perché si entra naturalmente in casi particolari. Altra cosa che dobbiamo dire qual è? Quanto vale omega? Cioè l'angolo omega, vi ricordate? L'angolo omega che sta qui, che sarebbe l'angolo fra le due curvature principali, massime e minime, in questo caso è uguale a 0. Ok? Benissimo. Ok. Bene. A questo punto ci sono ancora delle cose da dire. Perché? Perché tutto questo ragionamento vale in condizioni statiche. Va bene? Condizioni statiche nel senso che noi abbiamo trovato una formula che ci consente di calcolare la pressione massima di schiacciamento, quindi la tensione erziana massima. Ma abbiamo anche capito che durante il movimento è la sfera più caricata è quella che sta in corrispondenza del carico, ma non è sempre la stessa perché quella si sposta, ok? Quindi subisce il carico massimo, quindi si carica gradualmente, arriva al valore massimo P con 0, si scarica gradualmente, poi rimane scarica e poi si carica un'altra volta, quindi è soggetta a una sollecitazione variabile che nella meccanica è conosciuta come la sollecitazione di fatica. Ecco, nel caso in cui si parla di fatica, il parametro tempo entra in gioco, va bene? Può apparire una cosa un po' strana, però nel campo della meccanica è così, ok? E quindi entra in gioco un parametro che vi introduco soltanto, perché questo naturalmente viene trattato in altri corsi, vi dico anche quale, costruzione di macchine. Però se noi andiamo a scegliere un cuscinetto, interviene un termine che è la durata, cioè un certo numero di ore di funzionamento. E allora dobbiamo capire questo parametro tempo da dove è uscito fuori, perché noi qui facciamo tutti i calcoli, esce pressione, deformazione, esce, riusciamo a fare considerazioni di carattere statico. Bene, questo parametro tempo, ripeto, viene fuori da queste considerazioni, cioè nel momento in cui abbiamo delle sollecitazioni variabili, entriamo nei carichi di fatica, e entra in gioco anche il parametro tempo, che è un parametro importante, perché poi quando andate a fare la scelta del cuscinetto da catalogo, perché noi solitamente facciamo riferimento al catalogo, raramente facciamo tutti questi calcoli per il singolo cuscinetto,
non sarebbe ovviamente conveniente, questo parametro entra in gioco, quindi dobbiamo tenerne conto. Allora, naturalmente in questa fase, per questo corso, non posso andare troppo in dettaglio, ma quantomeno vi do una dritta che vi consente poi alla fine di scegliere il cuscinetto. In considerazione del fatto che ho una sollecitazione di fatica. Ecco. Allora, un diagramma molto importante, io vi rappresento soltanto, ci consente di rappresentare il carico in funzione del numero di cicli. Cioè, a noi interessa ora sapere, non ha una durata infinita, illimitata, ha una durata limitata. Questo è il punto. Solo in casi particolari, diciamo, possiamo arrivare a una durata illimitata, ma non è certo il caso dei cuscinetti arrotondi. Qui abbiamo il carico totale, qui abbiamo il numero di cicli. Qui c'è un diagramma che per i cuscinetti qualitativamente di questo tipo, questo è il diagramma di Wöhler. Ok? La curva di Wöhler. Quindi, che cosa ci dice? Qual è l'informazione principale che ci dà questo diagramma? È che all'aumentare del numero di cicli il carico che il cuscinetto riesce a sopportare è inferiore. Quindi, se io voglio, diciamo un carico alto, mi devo accontentare di un numero di cicli basso, quindi di una durata inferiore in termini di numero di ore di funzionamento. Se invece io voglio puntare a un numero di cicli più alto, devo caricare di meno il cuscinetto. Ok? Ecco, questo in sintesi è quello che ci dice questo diagramma. Ma siccome noi vogliamo arrivare a una formula di progetto, possiamo rappresentare questo diagramma in maniera analitica, con una formula matematica. Quindi posso scrivere PPN che è uguale a una costante, perché poi, come vedete, questa curva somiglia ad un'iperbole equilatera, no? Se P fosse uguale a 1 sarebbe l'iperbole equilatera, quindi scende un po' più velocemente perché c'è un P che è, quindi, un esponente che è diverso da 1. Ok? Bene. Allora, che cosa possiamo dire? Possiamo fare, cioè non noi, i costruttori, i grandi costruttori di cuscinetti, praticamente hanno fatto delle prove, perché come vedete qui c'è una costante, a questa costante gli possiamo dare un significato fisico, e quindi è stato preso un riferimento, il riferimento è 1 milione di cicli. Ok? Quindi questa costante non la scrivo più così in maniera generica, ma assume significato fisico e anche numerico. Quindi cosa vado a scrivere? Pp alla n è uguale a questa costante, ma per n prendo 1 milione di cicli, cioè 10 alla sesta, sto scrivendo in maniera estesa, ma 10 alla sesta, e vado a considerare un carico che è conosciuto come il carico coefficiente di carico dinamico. È un parametro che trovate sui cataloghi, ok? Non è soltanto così un divertimento teorico, cioè è un numero ed un parametro che trovate sui cataloghi. Quindi coefficiente di carico dinamico, cioè questo numero corrisponde al carico che quel particolare cuscinetto, quella particolare tipologia di cuscinetto, è in grado di sopportare per 1 milione di cicli. Sono delle prove di durata, va bene? Per 1 milione di cicli, se riesce a resistere, questo diventa riferimento. Chiaramente, per verificare questo si deve smontare, guardare il cuscinetto, se le piste si sono rovinate, naturalmente, per effetto della sollecitazione herziana, che è la sollecitazione
gravosa, più gravosa in questo tipo di componente di macchina. Va bene? Quindi nel momento in cui noi scriviamo questa eguaglianza, questo C ci viene fornito dai costruttori cuscinetti, perché sono loro che fanno le prove sperimentali per noi, e quindi ci forniscono questo. Ok? Bene, detto questo, qui parliamo di numero di cicli, ma questo numero di cicli lo posso esplicitare in questo modo. Noi di cosa disponiamo solitamente nella progettazione di macchine? Del numero di giri, ok? Del numero di giri lo andiamo a moltiplicare per 60 e per il numero di ore. Quindi, se noi abbiamo questo cuscinetto, chiaramente la tipologia di cuscinetto dipende dal tipo di carico. Io ho fatto l'esempio più semplice, il radiale rigido a sfere. Se è un radiale rigido a sfere, a quale carico sopporta? Quello radiale. Certo, se lo vado a caricare con un carico assiale si rompe, perché non è progettato per sopportare un carico assiale. Se ho un carico assiale devo scegliere un'altra tipologia di cuscinetto, va bene? Quindi la tipologia dipende naturalmente dal tipo di carico. Però, insomma, rimanendo per il momento su questo esempio, se questo lo riteniamo fisso, abbiamo una certa velocità angolare. Velocità angolare, ma solitamente noi conosciamo il numero di giri, no? Che poi il legame è il seguente, cioè omega uguale a 2 pi greco n diviso 60, e quindi posso ricavare la velocità angolare. Ma qui ho il numero di giri, sarebbero giri al minuto, va bene? Giri al minuto, ma un minuto è un sessantesimo di ora, quindi moltiplico per 60 e moltiplico per h, che è il numero di ore. Quindi il numero di cicli lo posso esprimere in questo modo, cioè il numero di giri al minuto moltiplicato per 60, e quindi ho il giri ora, per il numero di ore di funzionamento che rappresentano naturalmente rappresenta la durata del cuscinetto. Va bene? Così incominciare a familiarizzare che nella progettazione meccanica interviene il parametro tempo in maniera importante, non in maniera... ok? Cioè condiziona effettivamente la progettazione. Quindi n lo posso esprimere in questo modo e questa la posso esprimere in quest'altro modo. Allora non rimane che fare delle sostituzioni. Quindi questo n sarà uguale a... allora, n60h, ma il numero di cicli è questo, il numero di cicli è questo, quindi lo posso esprimere anche come c su p elevato c su p elevato a questo esponente p per 10 alla sesta, che sarebbe un milione di cicli, che è il numero di cicli preso come riferimento in maniera convenzionale. E allora la relazione è questa, a questo punto la possiamo girare come meglio ci conviene. Girare in che senso? La possiamo utilizzare come verifica o come progetto, la formula è sempre la stessa, però è chiaro che se sto progettando devo esplicitare il coefficiente di carico dinamico, perché il coefficiente di carico dinamico è il parametro che mi consente di entrare nel catalogo e scegliere il cuscinetto, fermo restando che la tipologia dipende dal tipo di carico. Quindi voglio dire, vado a scegliere nell'ambito, per esempio, dei cuscinetti radiali rigidi a sfera, e quindi mi servono le dimensioni le scelgo, ripeto, sulla base del coefficiente di carico dinamico che vado ad esplicitare da questa formula. Se viceversa mi trovo in fase di verifica, quindi vorrà dire che il cuscinetto già ce l'ho, se ce l'ho conosco il coefficiente di carico dinamico perché lo vado a leggere sul catalogo dei cuscinetti, giusto? Il numero di giri lo so perché so l'applicazione di quel particolare cuscinetto, il carico lo posso ricavare dall'analisi dei carichi, come in parte abbiamo imparato a fare. Quale diventa l'incognita? Diventa H, cioè la durata. Va bene? Ok, comunque la relazione la possiamo esplicitare in questo modo, quindi H è uguale a 10 alla sesta diviso 60n per c su p elevato a p. Questa è la relazione finale che possiamo scrivere, però vi devo dare ancora
un'altra informazione, che questo esponente P è uguale a 3 nel caso delle sfere, va bene? Nel caso delle sfere, ed è uguale, un po' più grande, è uguale a 10 terzi, a 10 terzi nel caso dei cubi. Va bene? E questa formula, ripeto, può essere utilizzata per calcolare la durata e per calcolare, in fase di progettazione, per fissare la durata, la fissiamo noi, cioè il progettista fissa la durata, conosce il numero di giri perché dipende dalla cinematica della macchina, conosce P perché dipende dalla statica e dinamica della macchina, P dipende dal tipo di cuscinetto e va a scegliere C. In un caso sceglie C, nell'altro caso praticamente va a ricavare la durata. Ultimissima considerazione, siccome in una macchina di cuscinetti ce ne sono N, è preferibile in fase di progettazione fare in modo che la durata sia all'incirca la stessa. Ok? Perché se per esempio io faccio riferimento ad un riduttore di velocità multistadio che presenta 6, 8, 10 cuscinetti contemporaneamente, se praticamente ogni 3 mesi se ne rompe uno, io ho la macchina sempre ferma, giusto? Quindi noi dobbiamo scegliere una durata che sia all'incirca la stessa, in modo tale che quando vado a smontare, faccio manutenzione, cambio i cuscinetti, cambio tutti. Ok? Questo è importante, va tenuto in conto in fase di progettazione. Vabbè.